Abbiamo delle persone che sono veramente straordinarie come persone, ma straordinarie soprattutto per la veste che loro hanno. Sono delle persone che hanno lavorato e che lavorano tantissimo ogni giorno senza conoscere l'ora, senza sapere se è mattina, se è pomeriggio, se è sera, instancabilmente, per regalare tanti sorrisi alla città, perché oltre a tanti problemi la cosa più bella è realizzare e organizzare delle manifestazioni così belle che portano così tante persone in questa meravigliosa città, nella nostra meravigliosa città di Gaeta, ma portano soprattutto il sorriso e l'allegria. E parliamo di coloro che hanno organizzato e realizzato la quarta edizione del Carnevale di Gaeta. Un applauso per consigliere Gianna Conte e per il nostro sindaco Cosmo Mitrano, il dottor Cosmo Mitrano. Finalmente ce l'abbiamo qui sul nostro palco, che tra l'altro poi ha sfilato con tutto, è stato per 3 giorni qua in piazza a sfilare con noi, a controllare che tutto andasse bene, e finalmente questa sera è venuto sul nostro palco a raccogliere i nostri complimenti, a raccogliere i complimenti di tutto il pubblico che è stato con noi, perché è stato veramente grande ed emozionante partecipare al Carnevale. Grazie Nina, buonasera a tutti. Diciamo che lei è stata molto istituzionale. Sono rimasto piegato a letto per la schiena, quindi questo è stato il motivo per il quale non sono potuto venire in questi giorni. Io invece voglio ringraziarvi per aver scelto Gaeta. Sono stati 3 giorni emozionanti. Diciamo che ho sempre detto nelle interviste che quest'anno iniziava la prima edizione del Carnevale 2.0, un carnevale che vuole crescere, un carnevale che vuole aggregare, un carnevale che vuole essere punto di riferimento e osiamo un po' di più per tutto quello che è l'Italia centrale. Ce la potremmo fare. In queste settimane abbiamo lavorato tanto e voglio ringraziare tantissime persone, ma voglio ringraziare innanzitutto una persona che è stata in questi mesi a lavorare tanto, sempre in piazza, prima, durante e dopo. E la mia amica consigliere Gianna Conte, a cui dedico un applauso, perché tutto quello che voi oggi e in questi giorni avete visto è perché c'è stato un lavoro continuo suo. E poi ovviamente voglio ringraziare i carristi del Golfo. Devo dire delle persone che hanno nel loro sangue la creatività, un dono artistico. Hanno realizzato dei carri che credo possono cominciare ad avvicinarsi molto fortemente a quelli che sono i carnevali nazionali, Putignano, Viareggio, e quindi... Sì, che è successo? Il campanile. Ah, ecco. C'è il campanile che mi disturba, però partiamo. Un carnevale rinnovato con il mapping, le videoproiezioni, gli spettacoli di Nino e Luciana, complimenti, le palestre, le scuole di danza che hanno sfilato in questi giorni, e poi un applauso a tutti i ragazzini che sono stati dietro i carri. A loro facciamo un applauso forte, perché se il carnevale oggi ha riscosso un certo successo è perché c'è stata una grande squadra: le forze dell'ordine, la protezione civile, la Croce Rossa, tantissime persone che hanno lavorato per questa iniziativa, un'iniziativa che ci ha acceso gli animi, la direzione artistica di Rita Spinosa e di Gianni Donati, le bellissime musiche che hanno aiutato e hanno aggiunto alla coreografia di questi carri, una serie di mix che hanno creato una componente magica, e poi tutti voi che avete contribuito a darci allegria. Adesso credo che dobbiamo procedere alla premiazione di tutti quelli che hanno ovviamente partecipato a questo entusiasmante carnevale, ma non finisce qui. Il prossimo anno, già ho visto sul calendario, il carnevale viene il 16 febbraio, quindi appena terminato tutto quello che saranno la quinta edizione di Favole di Luce, che sarà il 17 gennaio, una settimana di fermo,
e poi inizieremo il 7 febbraio, che tra l'altro è una data anche importante per me, inizieremo questo percorso del Carnevale 2021. Sarà un carnevale più ricco, più entusiasmante e sicuramente voi ci aggiungerete quella che è l'allegria e la magia. Grazie a tutti. Grazie, grazie Cosmo, veramente un uomo straordinario che ha intrapreso questo cammino, questa avventura del carnevale e che ogni anno regala sempre più sorrisi e regala sempre più presenze qui a Gaeta, perché la scorsa settimana è arrivato un gruppo che veniva da Roma, un gruppo di camperisti scatenatissimi, erano oltre 30 persone, tutti mascherati, insomma, e ognuno di loro ha speso delle parole belle per la città di Gaeta, ognuno di loro ha detto che la nostra città è veramente bella, meravigliosa e carnevale fantastico. E allora adesso possiamo passare a ringraziare tutti coloro che sono stati con noi. Li hai nominati Carristi del Golfo e loro sono arrivati. Per loro hai speso tante parole bellissime, ma anche hai preparato un presente, perché alcuni di loro hanno delle particolarità non indifferenti. Beh, sicuramente questi ragazzi lavorano ogni anno, durante tutto l'anno lavorano per la preparazione, innanzitutto in una prima fase per l'ideazione dei carri e poi la preparazione. Devo dire che sono persone serie che non si fanno condizionare da nessuno e neanche dal sottoscritto, hanno sempre voluto esprimere la loro fantasia, la loro arte, la loro creatività attraverso queste opere che possiamo definire mobili che vedete tutti. Prossimo anno gli ho chiesto di più, devono fare qualcosa in più, dobbiamo andare oltre, dobbiamo solo conquistarli, dobbiamo venire, non sono di Gaeta, li dobbiamo far venire a Gaeta perché sono un patrimonio del Golfo di Gaeta, questo è verità assoluta. Vai Gianna, comincia a premiare. Primo, Nina. Vai. Primo. Allora, per ognuno di loro un presente. Mario Viccaro. Vieni Mario, vieni. Diciamo anche io volevo dire una cosa, Nina. Allora, sopra ogni medaglia. Allora, sopra, buonasera a tutti. Io ci tengo perché è un lavoro che questo ha richiesto mesi, di notte e di giorno. Sopra ogni medaglia dei carristi abbiamo pensato un pensiero per loro e naturalmente io mi sono rivolta ad un carrista che è Vincenzo Tex e mi ha detto: Gianna, l'unica frase che ci può identificare è 100% pura passione. Quindi un applauso ai carristi del Golfo! Ok, allora, Carmine Giaccone. Carmine, qua, non ti nascondere, eccolo qua. Così. La parrucca e la. Sì, e la maschera. Poi chi ci sta, sindaco? Allora, Carmine Avagliano. Leggiamo anche la mansione. Impianti elettrici e elettromeccanici. Perché ogni carrista dovete sapere che ha una mansione specifica. Dal pittore, lo scultore. Aiutatemi in questo. Carmine Giaccone, strutture e movimento. Strutture e movimento. Andiamo avanti, sindaco. Allora, Tonino Rossi, carrista. Ecco il carrista, eccolo qua. Tonino. Vai. Uno di quelli che veramente ce l'ha nel sangue ed è veramente uno dei motori pulsanti di questa organizzazione. Sì, grazie Tonino, grazie. Ecco, ora c'è Marco Di Rienzo. Marco, però ti sei tolto la... Noi ti volevamo col cerchietto, Logistica, allora un applauso anche per Marco, la logistica. Andiamo avanti. Sono tanti. Allora, Ermanno Di Viccaro, carrista.
Ecco Ermanno. Poi andiamo avanti. Allora Damiano Mendico, struttura e movimenti. Eccolo qua Damiano. Perfetto. Poi alla Vincenzo detto Tex, pittura. Ecco il fautore della frase. Eccolo qua. Ecco Vincenzo. Andiamo avanti. Chi ci sta dopo, Nina? Alla Giuseppe Di Vito, carrista. Anche lui un altro carrista. Poi Ivan Ianiello, scultura. Sì. Poi abbiamo ora invece il vicepresidente e il presidente che vogliamo comunque vicino a noi e che sono anche loro i motori e quelli che sostengono poi l'associazione, vero? Quindi un applauso anche a loro che naturalmente hanno lavorato per tutta l'organizzazione. Ora Nina, passiamo alle scuole di danza, no? Le scuole di danza ti passo, sì. Buonasera a tutti, come ogni anno anche quest'anno abbiamo fatto questo carnevale che ci fa tanto piacere fare. Il sindaco, come ha detto prima, ci chiede sempre di più e noi siamo ben disposti a dargli sempre di più. Grazie. Noi come associazione siamo molto fieri di essere partecipi a questa manifestazione. Sappiamo che è un evento che sta nascendo in questi anni, sono 4 anni che partecipiamo qui a Gaeta, ci siamo resi conto che Gaeta è una città che vive questa manifestazione, si vede agli esordi, ma ci auguriamo che nei prossimi anni, grazie anche alla partecipazione del sindaco, dell'amministrazione, di Gianna Conte e anche di tutti i gruppi mascherati che hanno colorato questa manifestazione in questi 3 giorni, possiamo con il proseguo diffondere una cultura e insieme alla cultura del carnevale anche tutto quello che è l'aspetto economico che questa manifestazione possa portarsi dietro. Gaeta ha scommesso ormai da anni su una destagionalizzazione di quelli che sono una serie di eventi che possano rendere appetibile e fruibile questa bellissima città in un periodo che magari non è così consono in termini di temperatura, in termini di aspetto diciamo ambientale, ma in realtà con questi eventi effettivamente si sta dando un prosieguo a tutta quella che è la programmazione poi estiva che l'amministrazione prevede per la città di Gaeta. Noi siamo fieri con il sindaco, abbiamo già buttato le basi per i prossimi anni. Siamo fieri però di voler partecipare e prendere parte insieme a lui ad una manifestazione che pian piano diventi di riferimento di tutto il centro Italia e che pian piano magari possa essere punto di riferimento anche per tanti altri appassionati del carnevale che auspichiamo nei prossimi anni possano vivere lo stesso evento, nello stesso momento e nello stesso luogo assieme a lui, nonostante magari si possa ovviamente vivere anche nelle altre città, ma in un momento diverso, cercare di renderlo come dire, un momento condiviso, un momento che possa realmente trasferire e rappresentare per tutto il centro Italia una manifestazione del carnevale di riferimento. Siamo veramente fieri che con il sindaco Mitriano abbiamo potuto prendere piede assieme ad un progetto che stiamo portando avanti, come dicevo, e sicuramente nei prossimi giorni butteremo le basi già per la prossima manifestazione. Questa è la cosa più importante, la programmazione che molte realtà, noi abbiamo fatto un carro quest'anno che rappresenta il sindaco, ma in realtà rappresenta la politica del territorio, voglio spendere 2 parole, ma lo devo dire, perché noi come associazione abbiamo voluto rappresentare un tema politico locale, dove in realtà l'alchimista illuminato è una battuta, uno sfottò che abbiamo rivolto al vostro sindaco Cosimo Mitrano, che ovviamente non l'ha presa male ma ci ha scherzato, ha saputo sorridere sulla questione. La battuta era sull'alchimista illuminato per la questione delle luminarie, ma sicuramente quel carro voleva dire ben altro, voleva dire che in questo comprensorio sono pochi i politici che tengono a quello che può essere lo sviluppo del territorio, molti politici sono agganciati ancora
a meccanismi culturali differenti che probabilmente non guardano e non mirano allo sviluppo del territorio che rappresentano, ma mirano ad altre questioni che non voglio nemmeno stare qui a rappresentare. Noi siamo felici di collaborare con lui e per questo siamo convinti che assieme a lui porteremo l'evento del Carnevale, come quello già delle luminarie, ad un effettivamente ad una manifestazione di puro riferimento per il Centro Italia. Grazie a tutti e grazie all'amministrazione Migrano. Grazie a tutti i carristi del Golfo, insomma un carro dedicato a te per renderti onore. Beh, all'inizio non l'ho presa proprio bene, però diciamo che è andato tutto bene e quindi diciamo che il Carnevale va anche interpretato bene, però inizia adesso un filone, il prossimo anno voglio vedere rappresentato qualcun altro e quindi Gianna Conte qui è pronto, qualche altro politico del territorio. Tra l'altro voglio cogliere l'occasione, aspettate tutti che tra poco scende il volo dell'Angelo, voglio ringraziare la Compagnia dei Folli e colui che ha organizzato insieme a tutti noi gli spettacoli della Compagnia dei Folli, che è Gennaro Patrone, che è un'altra persona che si è aggiunta a questa grande squadra e che vuole far crescere il Carnevale. Adesso facciamo salire le scuole di danza, eh? Certo, intanto un ringraziamento anche a tutti i trattoristi che hanno guidato e che hanno reso possibile che questi bellissimi carri si potessero spostare. Grazie a tutti i trattoristi dei carristi del Golfo. E allora iniziamo con ringraziare la palestra Dance Fit Center Giusi Valerio. Ovviamente prima Gianna Conte consegna il premio e voglio ringraziare tutte queste ragazze che in queste settimane ci hanno seguito nelle nostre follie, nella nostra pazzia, però visto che loro non sono da meno, hanno anche loro quel cromosoma della magia che vogliono ovviamente capitalizzare ogni cosa e le cose che fanno ho visto le fanno con passione. Ringrazio voi, ma ringrazio tutte le scuole di danza che adesso saliranno sul palco per aver creduto in questo Carnevale e di questo veramente ve ne sono grato e subito domani cominceremo a lavorare per il Carnevale prossimo. Grazie per essere qui. Prego Gianni. Grazie Dance Fit Center di Giusi Valerio. Village Fitness Simona, un ringraziamento a lei, a questa scatenatissima sindaco. Hai visto che hanno portato la tua maschera? Allora, loro credo che siano state la scuola di danza che aveva il compito più difficile, perché andare a fare un'animazione, quindi una rappresentazione nel carro dove diciamo ero rappresentato, sarebbe stato molto difficile e oggetto a tante strumentalizzazioni. Loro sono stati bravi perché ho visto che hanno rappresentato tutto l'arco politico. Bravissimi, un applauso veramente a queste ragazze che hanno saputo giocare intelligentemente con quel carro che poteva essere una bomba. Grazie. Sì, effettivamente io quando li ho visti sono rimasta sbalordita, simpaticissimi. E adesso c'è la palestra Lina Villa, Daniela. Allora Gianni Danate è quello che ci ha aiutato a coordinare le palestre che diciamo sono venute da Formia. Ringrazio lui, ovviamente ringrazio la rappresentante della palestra Lina Villa che è sempre stata vicino a questo evento e ho visto che ha diffuso a larga maniera questo evento su tutti i social. Grazie mille. Il centro del movimento, Rita Spinosa. Cosa dire di questa pazza? Rita Spinosa in questi anni ha sposato un progetto di destagionalizzazione, lo dobbiamo dire tutti, quando nessuno ci credeva alle luminarie, a queste favole di luce, dicevano che non saremmo arrivati a nulla. Dal primo anno lei ci ha creduto, è stata insieme a noi,
e dal primo anno lei ci ha creduto sul carnevale, anche quando qualche anno fa avevamo qualche problema serio, fu lei a dirmi: sindaco, io sono al tuo fianco, continua così. Grazie, te lo dico davanti a tutto il pubblico, un applauso a Rita Spinosa. Grazie, grazie, complimenti. Complimenti, complimenti veramente. ASD Sueno Latino, Roberto Pensiero. Roberto è un giovane silenzioso che sta sempre dietro le quinte, ma che è sempre pronto a mettere in piazza la sua creatività, la sua armonia e la sua gioia. Grazie Roberto per essere venuto. Grazie, grazie mille. Ed ora il complesso bandistico Città di Gaeta. Oggi non mi aspettavo questo travestimento del complesso bandistico, che è stato veramente consono all'evento. Bravi, anche la capacità camaleontica di adeguarsi e di essere oggi una piccola street band credo che abbia arricchito il nostro carnevale gaetano. Complimenti, bravi. Ok, adesso lascio la parola a Nina, grazie per essere qui, ci vediamo all'edizione 2021 e lascio la parola a lei per lanciare quello che aspettiamo tutti ogni sera, il volo dell'angelo. Grazie, grazie, un applauso al dottor Cosmo Mitrano e Gianna Conte, due persone straordinarie che hanno organizzato in modo impeccabile il nostro carnevale, la nostra quarta edizione del carnevale a Gaeta, una città che si è variopinta, che si è tinteggiata di sorrisi, di colori, di felicità soprattutto, 3 giorni di grande felicità.